Eccola qui, la prima no, senza virgolette, mo' vi spiego perché. Sorpresa di questa giornata, ventunesima giornata di Serie A. Siamo su Sassuolo-Atalanta. In realtà manca pochissimo, ma la partita, secondo me, ormai è bella che è andata, anche perché l'Atalanta all'uomo in meno sta provando la reazione, ma il Sassuolo, tra un cambio e un altro, sta anche un pochino, tatticamente parlando, a perdere un po' di tempo per portarsi a casa 3 punti che sarebbero pesantissimi. Voglio anche rapidamente parlare dell'altra partita che non ho ancora analizzato. Sto canale YouTube l'ho creato apposta per fare contenti i tifosi anche di tutte le altre squadre e sto parlando di Cremonese-Lecce. Vi saluto immediatamente, ciao e bella a tutti da me. Vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video per supportare i miei contenuti calcistici. Vi ricordo che non costa assolutamente nulla, mentre i pappagalli gironzolano. Iscrivetevi e attivate la campanella su tutti i canali YouTube che ho. Scusate, sto a far muovere la telecamera. C'ho questo canale YouTube, primo canale di calcio. Lì è uscito il post partita di Roma-Empoli, ovviamente. Ho anche un terzo canale YouTube, Extra Calcio, dove vi anticipo che nei prossimi giorni cominceranno ad uscire nuovi contenuti, qualcosina sto pubblicando, però ultimamente in maniera molto molto più tranquilla. Preparatevi perché anche insieme al buon Fabio usciranno cose molto interessanti. Canali in descrizione o durante il video compariranno qui. Allora, mentre va in chiusura Sassuolo-Atalanta, io partirei su Cremonese-Lecce, ragazzi, perché come immaginavo, e Fabio non era d'accordo con me, ovviamente la Coppa Italia, se da una parte ti dà la possibilità, grazie anche ad una buona prestazione, di andare in semifinale con la Fiorentina, mi sto riferendo alla Cremonese, dall'altra ti toglie energie, non solo fisiche, ma anche psicologiche, no? E questa è un'arma a doppio taglio per la Cremonese. Uno pensa, dice, vabbè, non è che poi fa, che te scano, non lo so di perché giocava contro di noi, manco che te puoi scansare, la tua partita te la giochi, però ecco, poi vai a togliere energie in campionato, e secondo me si è visto, perché se poi andiamo ad analizzare la partita, per quanto la Cremonese le sue occasioni le ha create, e io avevo previsto almeno un gol della Cremonese, che non è avvenuto, ragazzi, poi alla fine il Lecce ti punisce, ma ti punisce con, ragazzi, i suoi due fiori all'occhiello per eccellenza. Il primo è Baschirotto, terzo gol di testa in Serie A, in Europa meglio di lui solo un calciatore, non mi ricordo chi, a pari di Smalling, comunque 3 gol. Che non è poco per un calciatore del Lecce, ma è un calciatore che giganteggia non solo nella sua area di rigore, ma anche nell'area avversaria, ragazzi. Un calciatore che, onestamente parlando, guardando come sta giocando a 26 anni, io alla Roma me lo prenderei tutta la vita. Cioè, un calciatore impeccabile, secondo me, veramente tanta, tanta roba. Ma anche Strefezza, ragazzi, non lo scopriamo sicuramente oggi. È un calciatore che già ha messo in mostra, non solo in questo campionato, ma in generale, no? Quelle che sono le sue caratteristiche offensive. È un calciatore che la porta la vede, un calciatore che decide molto spesso, no? Le partite del Lecce. Sta Cremonese che si deve arrendere. E ragazzi, poi ne parlerò nel contenuto dedicato insieme al buon Fabio. Ma insomma, questo, la posta in palio per la Cremonese, soprattutto, ma anche per il Lecce, era altissima. Perché se vinci sto scontro come il Lecce ha fatto, tieni la Cremonese ultima a 8 punti che continuano a non vincere, no? Mo vediamo quello che farà il Verona, ma dovesse cominciare a accumulare qualche punticino, se lo Spezia fa qualche punto, capite bene che, non lo so, lo Spezia gioca con Napoli, non credo, però insomma, passano le giornate, tu non metti scontri che alla fine dovrebbero essere alla portata, all'altezza, perché sono due squadre, ricordiamo, sono state promosse quest'anno in Serie A entrambe, quindi per loro si mette veramente, veramente male. Il Lecce guarda al futuro sicuramente con positività. Detto questo, io passerei a Sassuolo-Atalanta. Ci sono tante cose da analizzare, soprattutto secondo me l'episodio chiave che poi sta decidendo la partita in favore del Sassuolo. Però voglio provocarvi perché a me oggi non è sembrata un'Atalanta impeccabile. Non è sembrata un'Atalanta come l'avevamo, scusatemi, vista nelle precedenti uscite, non c'è più a parlare. Sta pagando un po' l'intensità, la troppa intensità che la Dea ha messo nelle ultime partite? Ragazzi, non lo sapremo mai se è quello il motivo o se semplicemente vanno dati i meriti anche al Sassuolo, che ha preparato, secondo me, comunque la partita
nel migliore dei modi. Il Sassuolo viene da quel 2-5 rocambolesco, ma anche meritato, contro il Milan, che gli ha restituito una marea di certezze, e credo che si sia visto nella partita di oggi. Anche ovviamente il rientro a pieno regime di Berardi, che partita dopo partita continua ad accumulare minuti, entra sempre più, no, nel vivo di quelle che sono le sue caratteristiche. E secondo me anche quello sta facendo la differenza, eh. E poi si attiva comunque un circolo virtuoso, mi verrebbe da dire, perché quando tutto inizia a girare bene fa moltiplicatore positivo, no? Tutto va sempre meglio. Questo Sassuolo secondo me la merita la vittoria. Guarda, mo ripartono un contropiede e segna l'1-1 l'Atalanta. Questo Sassuolo secondo me la vittoria la merita assolutamente. È un Sassuolo in ripresa che, se continua così, secondo me può togliersi veramente, più che togliersi qualche soddisfazione, può recuperare tutto il terreno che ha perso praticamente finora, perché sto Sassuolo, sì, ha vinto col Milan, ma fino a prima della vittoria col Milan parlavamo del Sassuolo veramente da mettersi le mani ai capelli. Come cambiano rapidamente le cose nel calcio, no? Dice: che è successo? È successo che si è sbloccata la testa, e poi la squadra, giocatori che non andavano cominciano a andare, come vi anticipavo poco fa. Voglio un attimo passare sull'episodio, perché so che volete sapere il mio parere, l'ho riguardato attentamente più volte. C'è un fermo immagine, ragazzi, che mi fa propendere nel dire l'espulsione è assolutamente giusta. È giusto espellere, andare al VAR, riguardare e espellere Mele, perché l'intervento con il fermo immagine sembra brutto. E poi però c'è la fluidità delle immagini, no? Anche a velocità normale uno dice è da espulsione tutta la vita. Ma l'analisi che ne fa Marelli, e non sono stato condizionato da Marelli perché era anche il mio parere, è che ok, l'entrata è pericolosa, ma se guardate bene la gamba non è completamente tesa e non sembra voler entrare, diciamo, all'intenzionalità, proprio per fare male. Secondo me anche un po' generoso, non mi scandalizzo per un'espulsione di questo tipo, perché comunque la pericolosità dell'intervento c'è, ma non mi sarei meravigliato qualora avessero deciso e optato per un cartellino giallo. Non mi venite a dire, ragazzi, no, ladrata, calciopoli, i calciopoli tra virgolette, quando succedono sti episodi, perché comunque è un'entrata abbastanza scomposta, no? La partita si indirizza, perché poi già di per sé il Sassuolo stava facendo, secondo me, un'ottima prestazione, ma poi con uno di meno, ragazzi, comunque tutto è più difficile. La provocazione, l'ennesima di questo contenuto che vi lancio, è: non avesse il Sassuolo vinto quella partita col Milan e avesse affrontato questa Atalanta, l'Atalanta dell'ultima partita, non proprio quella di oggi, anche con l'espulsione secondo me l'Atalanta sta partita se la sarebbe portata a casa, non dico agevolmente, ma in un modo o nell'altro ci sarebbero riusciti. Come cambiano rapidamente le cose nel calcio, no? Anche per determinati stati di forma. E sta Atalanta, ragazzi, è una sconfitta pesante, che comunque la tiene aggrappata al trenino là davanti, perché è tanta roba, sono 38 punti, Da tifoso della Roma a me va benissimo, perché alla fine noi oggi guadagniamo 3 punti secchi sulla Dea, a meno che in 30 secondi non riescono a vincere, noi siamo riusciti a vincere e l'Atalanta non riesce a portarsi a casa questa vittoria, quindi addirittura la perde questa partita. Quindi per il tifoso della Roma, insomma, è importante un risultato del genere per l'Atalanta. E mo sono curioso di vedere le altre partite di domani, che combina il Napoli, che combina l'Inter, che combina la Lazio, che combina il Milan, no? Per avere la panoramica più generale. E Berardi, ragazzi, comunque quando si accende, quando c'ha quegli spunti, può essere il calciatore determinante per eccellenza per il Sassuolo del futuro, delle prossime partite. Ultimo appunto, ragazzi, ma non per importanza, anzi, perché fa tutta la differenza del mondo, il gol dell'Oriente. L'Oriente ha fatto un gol veramente pazzesco. Un calciatore che si sta prendendo anche lui, secondo me, una dimensione importante di questo Sassuolo. Un calciatore che può diventare sempre più determinante e secondo me alla fine può alzare ulteriormente quello che è il livello. Qualche passaggio a vuoto, perché ce l'ha, però secondo me gli va dato anche tempo a un calciatore di questo tipo. Detto questo, io la chiudo qui, perché non credo che Arthur espulso. Ma è Muriel. Io non ci vo-
Ragazzi, non ci posso credere. Carmi me l'ha messo pure titolare al Fantacalcio. Io non lo volevo titolare al Fantacalcio. Io avevo messo Tovenna, avevo messo. Me l'ha cambiato, non mi ha detto niente, non sono andato a ricontrollare. Io non ce la chiudo così, ma...